Una gravidanza pianificata è sempre una benedizione inestimabile per una giovane coppia innamorata. La nascita di un bambino può avvicinare una coppia più di qualsiasi altra cosa, ed è sempre commovente vedere una coppia iniziare una piccola famiglia tutta sua. Per molte persone avere un figlio piccolo può essere un sogno che si realizza. È qualcosa su cui molte persone fantasticano da quando erano molto giovani. Un padre e una madre possono provare una grande gioia nel mettere al mondo un nuovo bambino e crescerlo nel miglior modo possibile, ma si teme sempre che la gravidanza non vada come previsto, portando a gravi ansie e preoccupazioni per l'intero periodo dei 9 mesi. Tuttavia, le 7 gravidanze insolite che vi presenteremo oggi sono molto diverse dalla maggior parte delle gravidanze normali. Alcune gravidanze non vanno come previsto, ma alcune gravidanze non sono mai state pianificate in primo luogo. Prima di tuffarci, fateci sapere nei commenti la gravidanza più strana di cui avete sentito parlare. Donna russa incinta di 14 anni. Chiunque decida di avere un figlio dovrebbe sempre considerare se la propria vita personale aiuterà a garantire che il bambino sia felice e sano quando arriverà nel mondo. Inoltre è importante capire se la propria situazione finanziaria è abbastanza stabile per provvedere alla famiglia appena nata, senza dover lottare per arrivare a fine mese. Ma anche la corretta gestione del vostro tempo gioca un ruolo che non deve essere sottovalutato. È importante che abbiate abbastanza tempo da passare con il vostro coniuge e il vostro nuovo bambino, per assicurarvi che entrambi siano accuditi come si deve. Nonostante questo, è abbastanza comune al giorno d'oggi vedere ragazze e adolescenti rimanere incinte involontariamente, anche se loro stesse possono essere ancora bambine, che stanno appena sbocciando in giovani donne. Il fatto che la 14enne russa Daria Sudnishnikova aspetti un bambino, del tutto inaspettatamente, non è quindi per forza meritevole di una notizia. Piuttosto sono le circostanze altrettanto crudeli e toccanti che rendono questa gravidanza così unica per questa giovane donna. La gravidanza della giovane ragazza non deriva dall'essere un'adolescente sbandata, piuttosto deriva da un attacco brutale dopo che la donna è caduta vittima di un selvaggio criminale. L'esperienza traumatica ha lasciato profonde ferite nel cuore e nella mente della ragazza, ed è per questo che non ha avuto il coraggio di raccontare ai suoi genitori la vera storia di come è rimasta incinta. Invece ha affermato che il suo ragazzo, Ivan, che ha solo 11 anni, era il padre naturale del bambino. Prima che Daria possa spiegare le crudeli e reali circostanze che hanno portato alla sua gravidanza, le famiglie della giovane futura madre e del presunto padre si sono trovate di fronte a un dilemma emotivo. Quando le due famiglie vennero finalmente a sapere come Daria fosse rimasta incinta, rimasero ancora più perplessi dal desiderio di Ivan. Il ragazzo ha insistito per essere fedele alla sua ragazza durante la sua nuova vita, anche se non era il padre del bambino della ragazza, ed erano entrambi incredibilmente giovani. Per questo motivo, i suoi genitori gli permisero persino di trasferirsi nella casa di famiglia di Daria. Al giorno d'oggi, non è raro che un padre e una madre siano terrorizzati dall'idea di dover crescere un figlio, il che spesso porta uno dei genitori ad abbandonare l'altro e a scappare. Ma in questo caso, Ivan ha fatto la cosa giusta e ha deciso di stare vicino alla sua ragazza quando lei aveva più bisogno di lui. Questo ragazzo di 11 anni ha una saggezza che va ben oltre la sua età, e sento che tutti noi potremmo imparare una cosa o due dal suo coraggio. Papà sta per avere un bambino. Il fatto che solo le donne possano rimanere incinte è una delle nozioni di base che impariamo fin da piccoli, ma uno sguardo all'uomo californiano Scott Moore mette in discussione questa idea e può farvi chiedere quanto realmente sapete del mondo che vi circonda. Sì, l'uomo americano è solo il secondo uomo nella storia dell'umanità ad aver dato alla luce un bambino. A questo punto potreste chiedervi come una storia così straordinaria possa essere possibile. Il motivo per cui Scott ha potuto portare in grembo un bambino è che il californiano è nato come ragazza biologica. Dato che l'intervento chirurgico di cambio del sesso dell'uomo non era ancora stato eseguito al momento della gravidanza, aveva ancora il corpo di una donna da un punto di vista biologico. Anche il compagno di vita di Scott, Tom, è nato in un corpo femminile, ma si è già sottoposto a un intervento chirurgico completo di cambio di sesso. Prima che Tom decidesse di fare questo passo, aveva già dato alla luce 2 bambini, il che significa che la coppia ora può aspettarsi un totale di 3 piccoli che corrono per casa. Maria del Carmen Bousada de Lara. Statisticamente parlando, una madre tedesca ha il suo primo figlio all'età di 29,7 anni. Più una donna è anziana,
più alto è il rischio che una gravidanza vada incontro a difficili complicazioni, che potrebbero finire per essere un vero pericolo per la salute sia della madre che del piccolo. I difetti di nascita non sono uno scherzo e dovrebbero sempre essere presi in considerazione se una coppia anziana sta considerando di avere un nuovo bambino. Nonostante la sua età avanzata di 66 anni, Maria del Carmen Bousada de Lara ha deciso di utilizzare una procedura di fecondazione in provetta per avere un figlio. Se non ti è familiare, si tratta di una procedura a cui la donna si sottopone quando non è in grado di avere un figlio naturalmente, per un motivo o per un altro. In sostanza, un medico la ingravida chirurgicamente, spesso iniettando direttamente lo sperma in un ovulo. Questa procedura non ha solo permesso a Maria di diventare la madre più anziana del nostro pianeta, ma anche il centro di una feroce battaglia etica nei mesi e negli anni successivi. A causa di alcune complicazioni, i suoi due piccoli gemelli hanno dovuto essere messi al mondo con un cesareo chirurgico e molto prima della data prevista. Quando sono nati, i bambini pesavano solo 1600 grammi. La donna ha poi confessato di aver ingannato i medici curanti sulla sua età. Come si scoprì? Disse ai medici che aveva solo 55 anni, il che significava che era appena dentro i limiti di età stabiliti dalla clinica per eseguire inseminazioni artificiali come quella che le fu data. Purtroppo nel 2009 Maria è morta a causa di un grave cancro che si era diffuso in tutto il suo corpo. Alcuni esperti suggeriscono che la malattia è stata causata dal trattamento ormonale che è stato dato come parte della procedura di fecondazione. Quando Maria è morta per la sua malattia, i suoi due figli piccoli avevano solo 2 anni. Ora saranno costretti a vivere tutta la loro vita senza mai conoscere veramente la loro madre. Eightlings. Come dice il proverbio, a volte è meglio aspettarsi l'inaspettato. Anche Nadia Suleiman si è sottoposta al processo di fermentazione in vitro menzionato poco fa. Alla fine della procedura chirurgica, Nadia è stata in grado non solo di portare a termine la sua gravidanza, ma ha dato alla luce 8 meravigliosi bambini. Sì, avete sentito bene, ha dato alla luce 8 bambini, tutti nello stesso giorno. Tuttavia la gravidanza di Nadia non è arrivata senza molte prese in giro. Anche se era incredibilmente felice di aver creato una famiglia tutta sua, ha dovuto affrontare un sacco di critiche da parte di coloro che sono venuti a conoscenza del suo caso. Come si è scoperto? Nadia era un'attrice per adulti nel settore dell'intrattenimento pornografico. Come potete immaginare, le battute offensive che circondavano la sua gravidanza erano abbondanti. Anche se ha avuto molte opportunità di avere un figlio naturalmente, ha optato per la fecondazione in provetta. Ma questa non era la prima volta che lo faceva. No, Nadia aveva già 6 figli, tutti nati dalla fecondazione artificiale. La sua carriera cinematografica ha lasciato molte cicatrici nel suo cuore. In questi giorni Nadia dice che rimpiange di aver fatto i terribili film in cui è stata coinvolta. Dice di essere entrata nel settore solo perché non aveva altro modo per fare soldi. Ha affrontato una serie di problemi di salute mentale nel corso degli anni e ha sviluppato un problema di droga come conseguenza. Alla fine Nadia è riuscita a rimettere in sesto la sua vita e ora si guadagna da vivere in un centro di consulenza dove aiuta altri tossicodipendenti con aiuto e consigli. Diversi colori della pelle. Uno sguardo alle statistiche mostra che solo una gravidanza naturale su 80 produce 2 gemelli. Mentre la nascita di un gemello convenzionale è già un motivo di gioia incredibile per una giovane coppia, la storia dei fratelli Leo e Ryan porta le cose a un livello completamente nuovo, che nessuno poteva aspettarsi. Questo perché questi 2 gemelli nati dallo stesso grembo hanno colori della pelle completamente diversi. La probabilità che un gemello abbia la pelle scura mentre l'altro nasca con la pelle chiara è così rara secondo i medici professionisti che questo accade solo in una nascita gemellare su 1 milione. Florence, la madre dei bambini che ora sono in pubertà, viene dal Ghana, mentre suo padre, Steven, ha origini tedesche. Il medico curante ha detto di non aver mai incontrato un caso come questo, in più di 20 anni di esperienza professionale. I bambini, nati in Germania, vivono ora una vita felice e i loro genitori li amano profondamente, anche se sembrano molto diversi dalla maggior parte dei gemelli. Lei ha dato alla luce 69 bambini. Quando chiediamo a un giovane quanti figli vorrebbe avere, la risposta è di solito 2 o 3. Tuttavia Valentina Vassilieva aveva altri piani in mente. Secondo alcuni rapporti storici, la donna vissuta nel XVIII secolo
avrebbe dato alla luce ben 69 figlie. È piuttosto discutibile che il record di Valentina, che tra l'altro è stato anche immortalato nel Guinness dei primati, possa un giorno essere battuto. Secondo la tradizione, 67 dei 69 bambini sarebbero sopravvissuti all'infanzia. Considerando quanto fosse popolare all'epoca che gli esseri umani morissero piuttosto giovani, questa è un'impresa notevole. Per capire come sia stato possibile per una donna di circa 76 anni avere così tanti figli, dobbiamo dare un'occhiata più da vicino a ciascuna delle sue gravidanze. Come probabilmente avete già sospettato, la donna non ha avuto 69 gravidanze in totale, piuttosto ne ha avute 27. Ha dato alla luce 16 serie di gemelli, 7 tripli e 4 quadrupli. Sapendo che una singola gravidanza dura circa 9 mesi, Valentina avrebbe passato un totale di circa 243 mesi della sua vita ad essere incinta, cioè un totale di circa 20 anni. Molte donne comprensibilmente hanno la sensazione di non riuscire a superare addirittura i primi 9 mesi. 87 giorni di nascita. Il tempo che una madre trascorre in sala parto mentre cerca di mettere al mondo il suo nuovo bambino può essere uno dei momenti più difficili della vita di una giovane donna. Queste ore sono piene di dolore estremo e possono anche causare gravi traumi emotivi per alcune madri, che possono chiedersi se il dolore si fermerà mai. Mentre la maggior parte delle donne si chiede se sarà in grado di superare il processo del travaglio, una donna è stata costretta a rimanere in travaglio per molto più tempo di qualsiasi altra donna nella storia dell'umanità. La storia di Maria Jones Elliott va oltre quello che qualsiasi donna potrebbe mai immaginare. Infatti la nascita delle sue due gemelle, Amy e Katie, ha richiesto ben 87 giorni. Ma come è successo? 4 mesi prima della data prevista, la donna irlandese entrò improvvisamente in travaglio. La donna sapeva che si trattava di un'emergenza medica, che nel peggiore dei casi avrebbe potuto mettere fine alla vita dei suoi bambini. I due giorni seguenti furono incredibilmente difficili per Maria. La giovane donna non solo lottò con i forti dolori del travaglio, ma si preoccupò anche del destino incerto dei suoi figli. Amy è finalmente nata il 1 giugno 2012. Poiché il bambino prematuro pesava solo 538 grammi, è stato immediatamente portato nell'unità di terapia intensiva. Incredibilmente però il travaglio si è fermato dopo la nascita di Amy. Anche i medici curanti furono completamente sorpresi da questo sviluppo, perché dopo tutto c'era ancora un'altra bambina nel grembo materno. Infatti ci sarebbero voluti ben 87 giorni prima che il travaglio ricominciasse e la famiglia Jones Elliott potesse accogliere il loro prossimo membro della famiglia su questa terra. Di conseguenza Maria trascorse tutti gli 87 giorni in ospedale e fece visita alla giovane Amy ogni volta che poteva. Oggi le due sorelle sono in ottima salute e la famiglia sta bene. Grazie per aver guardato. Fateci sapere la gravidanza più strana di cui avete mai sentito parlare nei commenti qui sotto. Forse la vostra storia è ancora più assurda. Assicurati di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri video.